festival per adolescenti fatto da adolescenti. La particolarità è sicuramente quella di questo target, perché ci sono tanti eventi culturali per bambini e per adulti, mentre sugli adolescenti c'era un po' un vuoto. E oltre appunto a fare un evento per loro, viene creato con loro, quindi i ragazzi, un grande gruppo di ragazzi partecipa alla direzione artistica, rende possibili gli eventi, accoglie gli autori, gestisce la libreria del festival, le sale, tutto quanto. Agevolando una realtà straordinaria che lavora in Emilia Romagna e non solo, che aiuta i ragazzi che finiscono il percorso in comunità quando diventano maggiorenni e devono trovare un loro percorso di vita nel nostro paese. E se non si aiuta questi ragazzi a inserirsi bene nelle città, nelle città dove vivono, potrebbero risultare vani anche tutti gli sforzi che sono stati fatti per loro nelle comunità. Questi agevolamenti sono stati, diciamo, fondamentali per me, anche per altri ragazzi, e quindi un punto fondamentale per affrontare, diciamo, le problematiche tra giovani. Noi ragazzi agevolando ci conosciamo oltre su Facebook, anche dal punto di vista lavorativo. Mi posso chiamare Ahmed o Mahmoud Omar o Shendo o la Jenny, sono Jenny, io vorrei venire a Bologna o a Cesena o a Rimini per fare qualche colloquio. Ci sta qualche possibilità di farmi presentare alle persone? Diceva sempre un signore che ho incontrato a Ragusa: vuoi costruire una vita, bisogna avere tanta pazienza. I ragazzi finché sono minorenni hanno dei diritti garantiti, però manca qualche cosa per il loro futuro. Manca qualche cosa nel momento in cui diventano maggiorenni e non c'è più l'obbligo da parte degli enti locali, degli enti pubblici, di offrire delle risposte ai loro bisogni principali, che sono casa, lavoro, relazioni sociali, integrazione nel territorio. Questo manca, e quello che stiamo cercando di fare come associazione è rispondere a questo per garantire veramente un futuro e quindi creare dei diritti per i ragazzi anche una volta che sono usciti dai percorsi fuori famiglia, in comunità o in affido. La mia esperienza mi ha lasciato sicuramente tanti legami, tante persone alle quali sono veramente tanto legato, tanto affetto. Io comunque sono stata 5 anni in comunità e le persone che comunque hanno vissuto con me questa esperienza, per cui i miei compagni di viaggio e anche i miei educatori e chi in quel momento era con me, è diventata una seconda famiglia, cioè delle persone che io sento veramente come dei fratelli, delle sorelle, dei quasi genitori. Comunque, oltre che giustamente alla comunità, anche tutto il percorso che c'è stato dopo rispetto all'associazione di cui faccio parte, anche lì mi ha dato modo di, conoscendo dei ragazzi, di affezionarmici e riuscire ad avere comunque dei rapporti di fratellanza, perché quando tu sei in momenti di difficoltà, le persone che ti stanno accanto sono quelle che ti ricordi meglio, sono quelle che nonostante tu sia in difficoltà cercano di ti